15, 16, 17. Dimo, fratello, ho bisogno del tuo aiuto. Cosa vuoi? Voglio fare un acquario segreto sotto il nostro letto. Perché? Perché vuoi farlo? Perché Maria non mi permette di avere altri animali in casa e voglio un acquario con un solo pesce. Oh, so cosa vuoi dire, Stas, è una cosa sacra. Mi aiuterai? Ma certo che ti aiuterò, fratello. Andiamo, fratello. Andiamo. Questo è il nostro letto e questo è uno schema su come installare l'acquario sotto il letto, hai capito? Sì, ma credo che ci voglia molto tempo per installare un acquario sotto il letto. Lo so, ma non preoccuparti, ho mandato Maria a fare shopping. Starà via a lungo, comunque ci serve aiuto, non possiamo farcela da soli. È bello andare a fare lo shopping da sola senza marito. Ah, abbiamo bisogno di una persona che sappia come fare. Conosci una tale persona? Ora vedrai. Signore, venga qui. Sì, sono pronto, andiamo. Cosa? È lui quella persona? Sì, sono io. Stas, fidati, è molto bravo in questo tipo di costruzioni. È molto facile, non preoccuparti, mai, mai. Sappiate che abbiamo poco tempo, dobbiamo farcela prima che arrivi Maria. L'acquario deve essere pronto, capito? Parli troppo, vai a preparare il letto e io inizio subito. Ok, va bene, andiamo là e cerchiamo un letto che vada bene per il nostro acquario, capito? Va bene? Sì, sì, andiamo, andiamo. Raffaele, inizia a lavorare. Tranquillo, non c'è molto da fare. Ottimo. Amici, siamo venuti all'IKEA per comprare tutto quello che ci serve. Andiamo, Stas, dai. Ottimo, ho sistemato il letto. Ah, dimenticavo, cosa devo fare? Ah, sì, devo comprare subito un acquario. Acquario, acquario, cavolo, 5.000. Non c'è problema, lo prendiamo subito, sì. Arriverà presto. Prendiamo questo materasso gonfiabile, pistola d'acqua per sparare a Stas, amici. E questo dinosauro per la nostra figlia. Amici, tra poco Gel Show compierà 5 anni. E voi, se volete fare gli auguri, iscrivetevi, mettete mi piace, cliccate sulla campanella. Compro una candela d'oro, perché siamo youtubers d'oro, gente. Installo i piedini. Ah, wow, che bello. Sembra già un acquario, vero? E ragazzi, quando compreranno il letto, sarà già pronto. Smettila, ci butteranno fuori, smettila. Concentriamoci, troviamo il letto giusto per l'acquario segreto. Iniziamo subito, forza. Giusto, perché come ho detto, Maria sta facendo shopping e finirà in un paio d'ore. Quindi dobbiamo muoverci in fretta. Forza, andiamo, che cosa aspettiamo, forza. Bene, adesso vado a pagare. Devo pagare con... Oh no, ho dimenticato i soldi. Con cosa pago? Dovrò andare a casa. Stas, il nostro acquario è pronto. Bravo, Raffario. Riempiamolo, ragazzi. Oppa, sarà uno spasso. Sì, io voglio nuotarci lì dentro. Andiamo, sì. Sei impazzito, aspetta che prima la riempa. Cosa? Pensi che aspetterò? Ma io non posso, voglio fare il bagno. Raffario, prima dobbiamo vedere se l'acquario può contenere tutta questa acqua. Ragazzi, ragazzi, guardate, acqua perde. C'è un buco qui, guardate. No, non quello. Dove facciamo adesso? Opa! Stanno suonando! Forza è Maria, è sicuramente Maria, ragazzi! Tos, vai a distrarla! Come forza, faccio a distrarla se entra a vedere questo? Darà di matto, è sicuro! Raffario, troviamo il buco! Andiamo, forza! Oh, cosa c'è che non va, tesoro? Ho dimenticato di prendere i soldi, sono andata a prendere e devo pagare. Non preoccuparti, non devi entrare, te li trasferisco sulla carta, dai, quindi puoi, vai pure tranquillamente. Perché? Cosa c'è che non va? Se ne scondete qualcosa, forse hai una ragazza? No, 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 è molto peggio, molto peggio. Fidati di me, non vorrai entrare, assolutamente no. Perché? Ma perché io volevo andare in bagno e non l'ho fatto in tempo, è terribile lì dentro, c'è cacca su tutto il pavimento, ecco per cui non puoi entrare. È terribile, puzzolone, comunque dammi i soldi e basta. E non mi toccare, sì, sì. No, ciao. Vai pure. Amici, ce l'ho fatta, l'ho mandata via. Abbiamo ancora un po' di tempo per creare il nostro acquario segreto sotto il letto. Andiamo a vedere. Su, andiamo.
Che succede qua, ragazzi? L'acqua sta uscendo! C'è un buco! Per fortuna ho rimanato indietro, Maria. Starà via per un'altra ora. Ok, cosa facciamo? Tuffati, Nafario, su, tuffati! Mettiti la maschera in mezzo e cerca il buco! Stasera è molto strano, ma visto che mi ha trasferito i soldi sulla mia carta, non mi preoccupo. Dov'è il nastro adesivo? Nastro adesivo! Va bene, sì! Nafario, ecco il nastro adesivo, prendilo! Copri velocemente il buco! Stiamo per essere allegati! Forza, sbrigati! Forza, guarda qua! Dov'è? Laggiù, sì, laggiù! Rafario, chiudilo! Ecco il buco, ecco, chiudilo! Sì, chiudilo! Sì, bravo! Sì! Bravi, ragazzi! Versiamo tra acqua, forza! Andiamo, è la nostra occasione! Adesso è tutto a posto! Non c'è nessuna perdita, l'abbiamo ossigillato per bene! Tra poco pianteremo pure le alghe e faremo nuotare i pesci! Stas, abbiamo alghe, pesci e pietre? No, me ne sono dimenticato, non abbiamo Sei niente! Sei pazzo, niente! Niente! Timon, sbrighiamoci a comprare tutto, perché Maria tornerà presto e troverà tutto! Va bene, andiamo! Forza, sì, andiamo! Forza, stai parlando troppo! Nel frattempo io continuo qui, non preoccupatevi di nulla, solo gelarmi! Andiamo al negozio di animali! Forza, andiamo, veloce! Come potete vedere, amici, qui ci sono molte piante e alghe in vendita. Le comprerò per decorare il nostro acquario, così sarà molto più bello. Prenderò questa e questo. Comprerò tutto perché voglio che sia bellissimo, il più bello di tutti. Opla! Non si può avere un acquario senza una casa per i pesci, quindi comprerò queste tre case: la casa dei calamari, la casa di SpongeBob, la casa del granchio e questa casa della stella marina. Ho comprato due pesci robot affinché loro facciano compagnia al pesciolino che ha scelto Stas. A proposito, posso nuotare nell'acqua? Ho comprato anche dei giocattoli, uno squalo, un polpo e un calamaro per far divertire i nostri pesci. Ho comprato anche i sassolini, guarda! Oh, sassolini? Piacciono, eh? Non sono male, ma sono molto piccoli e colorati. Abbiamo bisogno dei sassolini bianchi, quindi prendo questi. Sì, hai ragione, Timone. Nel frattempo vado a scegliere un bel pesce. Vai, mentre io invece vado a prendere delle pietre più grandi, bianche e belle. Ecco, amici, mi piace questo pesce arancione. Non so come lo chiamerò, ma lo prenderò di sicuro. Timon, ti piace il nostro nuovo pesce? Sì, mi assomiglia. Sì, e come lo chiamiamo? Propongo Dimonka. È un bel nome, sì, sono d'accordo. E tu, amico, sei d'accordo? È d'accordo. Sì, andiamo. Rafario, siamo qui, guarda qui. Abbiamo chiamato il pesce Dimonka e abbiamo preso molte piante e pietre. Grandi sassi veri. Davvero, così tante. Vedo che avete tutto quello che vi serve, Stas. Dai, vai dentro e noi ti daremo le pietre. Rafario, dacci le pietre. Oppa, le buttiamo dentro, guarda. Abbiamo messo le pietre e ora metteremo queste case. E ora pianteremo le piante, amici. Non abbiamo tempo, forza. Prendi queste, guarda un po' che belle. Non parlare. Metti. Guardate, ora metto i pesci robot e loro nuoteranno. Oppa. Amici, guardate. Das, non dimenticarti dei cavallucci marini e falle stelle marine. Dai. Ciao, cavalluccio marino. E li metteremo sul fondo, amici. Ecco. Da qualche parte qua. Ecco qui. Amici, finalmente ho finito di fare lo shopping e sono molto contenta, ma voglio andare a casa in fretta perché sono molto stanca. Non dimenticare il polpo. Sì, sbrigati, Timon. Maria dovrebbe tornare a momenti. Timonka, aspetta. Hopla, Stas, dai, prendi Timonka. Timon, avrai un'ottima compagnia. Ora vai a farti una bella nuotata. E non dimentichiamoci delle bellissime tartarughe che nuotano. Guardate, le mettiamo in acqua e le facciamo nuotare. E poi c'è il calamaro. Oh, è nato sul fondo. Guardate qui, ho uno squalo. Andiamo. Oh, non metterlo dentro. Ho paura degli squali, Oh, è bellissimo. Stas, Maria ha postato su Instagram che tornerà a casa tra 5 minuti. Facciamo presto, Rafario, dammi la maschera. Presto, la maschera. E tu, Dimon, prendi il letto. Sì, ci penso io, dai. Forza, dov'è? Sì, presto. Mettila sopra, bene, sì. E adesso portiamo qua il materasso. Dai. Stas, vai di sotto, ti copriamo noi. Scendi subito. Va bene, dai. Attenzione, mani. Stas. Fatto, ce ne andiamo a nasconderci, buona fortuna a te! Finalmente sono a casa, come sono stanca.
Amici, qui fa molto freddo, non so quanto resisterò ancora. Sono molto preoccupato, spero che non mi trovi qui. Finalmente sono a casa. Che stanco che sono. Amici, è qui, è qui. Sono così stanca. Incredibile, ciao, salute, non ho qua da sotto il letto. Che ci fai qui? Sei fuori testa? Oh, Stas! No, cavolo, mi ha trovato, ragazzi, mi ha trovato! Ma che ci fai là? Sei fuori di testa, Stas! Cosa dovevi fare, tesoro? Non mi permette di avere un animale domestico! Così ho portato un pesciolino in questo acquario! Non ti ho vita di prendere un pesce, intendeva animali grandi come gatti, cani e altro! Oh, quindi posso tenere questo pesce? Certo che puoi, ma non sono il nostro letto, là, da qualche parte! È fantastico! Chi esce per primo da questa enorme fossa vince 1000 euro! Qui ragazzi abbiamo una ruota della fortuna con tanti oggetti diversi. La faremo girare per ottenere qualcosa e con queste cose dobbiamo cercare di uscire. Dimon, guarda questo oggetto, come può stare qui? Spiegami! E questo sta se il tuo problema, sta a te capire come può essere utile e usarlo correttamente. Parli troppo, fai girare la ruota e iniziamo, forza! Ci siamo ragazzi, forza, andiamo! Forza. Vediamo un po' cosa mi succederà oggi. Oh ragazzi, è davvero bello! Un casco! Qualche sasso potrebbe cadere dall'alto e avrò un casco, non mi succederà niente. Forza! Cosa potrebbe succederti? Non hai un cervello. Ora giro io. Ragazzi, le forbici, cosa dovrei fare con le forbici? Devo vincere comunque, bisogna pensare a trovare un modo. È il mio turno ragazzi, vediamo cosa viene fuori. Il coltello ragazzi, cosa farò con un coltello in questo buco? Non lo so, vediamo. Ora tocca a me ragazzi. Ragazzi, ho tirato fuori il coltello da cancelleria. Amici, è una cattiva cosa, non so se posso fare qualcosa con questo oggetto. Va bene, vado. Ragazzi, il casco è utile al 1000%. Per questo ho cercato di arrampicarmi e queste rocce sono cadute proprio sopra di me, proprio sulla mia testa. Ma per fortuna ho indossato questo casco. Ragazzi, mi sposto perché qui, come potete vedere, sta cadendo tutto. Vado dall'altra parte, ragazzi. Ah, ragazzi, per arrivare in cima devo fare un gradino qui per potermi mantenere e arrivare in cima. Ma al momento non ho alcun oggetto per farlo. Ma non dimenticate che sono un atleta. Io sono Stas Papa e farò del mio meglio per arrivare in cima da solo, senza l'aiuto di alcun oggetto. Guardate. Non ci riesco. Ragazzi, non so cosa fare con le forbici, ma credo di dover preparare un percorso. Per esempio, ho intenzione di pulire questo posto affinché nulla mi intralcia, così. E io faccio qualche buco qui. Ora metto il piede qui. Ah, guardate cosa sto per fare, ragazzi, guardate. Così. L'importante è che ci sto provando. Oh, ho capito. Non ha funzionato così, che forbice inutile. Ragazzi, questo è il mio posto e ho un coltello. Ma questo posto è molto pericoloso. Guardate le rocce qui, potrebbero crollare da un momento all'altro. Guardate. Oh, vedete? Qui crolla tutto. Devo stare molto attento adesso. Ragazzi, la mia tattica è fare dei piccoli buchi qui per infilarci i piedi. Così posso salire tranquillamente. Così, ora facciamo un buco. Ecco. Vediamo se funziona. Credo che ne servano altri, ragazzi. No, amici, non funziona. C'è ancora molto lavoro da fare. Ragazzi, facciamo girare di nuovo la ruota per cambiare i nostri oggetti. Sono già stanco di questo coltello. Vediamo cosa esce questa volta.
Ragazzi, in questo momento fa molto, molto, molto caldo qui dentro. Oh, il piccone, ragazzi! Penso che sia ciò che ci serve per fare questa fossa. Andiamo! Ora tocca a me, ecco! Forza, vai, 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 vai! Un coltello! Cosa devo fare? Ma perché così? Perché non ho fortuna, ragazzi? Ragazzi, tocca a me! Wow, sono stato fortunato! Ho una pala! Ah, ah, ah. Ora tocca a me! Oh, ragazzi! Ho una scatola! Cosa farne, amici? Sono di nuovo fortunata! Oh, amico, cosa ci faccio con questa scatola? Non è una scatola qualsiasi. In questa scatola c'è un regalo. Non so esattamente cosa ci sia dentro, ma sei molto fortunato. O forse no, non lo so. Apriamolo! Davvero? C'è una sorpresa all'interno! Forse c'è qualcosa anche per me, eh? Basta, ragazzi! Sei stato fortunato, Odisseo! Ragazzi, visto che ho vinto 100 euro, perché ho bisogno di questa sfida? Ho già vinto! Ci vediamo dopo! Fate la faria! Sì! Odisseo, perché sei così felice? Perché ho vinto! Sì, ma tu, Odisseo, devi uscire da qui in qualche modo! Sì, ma non mi interessa! 100 euro sono sufficienti per me! Ora ho bisogno di aiuto per salire in qualche modo! Odisseo, se vuoi che ti aiuti, dammi 50 euro, fratello! Stai bene? Non ti darò nulla! Se vuoi ti darò 10 euro, altrimenti vado dagli altri ragazzi! Fratello, no, fratello, ti aiuto io! Sta spapa è fratello! Ottimo, andiamo! Odisseo, forza, alzati! Oh! Grazie, Stas. Ci vediamo dopo. Mi devi 10 euro, non dimenticartelo. Va bene, fratello. Andiamo. Ragazzi, sono molto intelligente e farò un tunnel. Quindi inizierò a scavare qui fino in fondo. E passando da qui arriverò in cima. Il che significa che entrerò qui e uscirò da lì. Sono molto intelligente. Ragazzi, io inizio a scavare qui e dove siete voi finisco di scavare ed esco. Sono molto intelligente. Guardate, ragazzi, sto facendo in modo che qui ci sia della pendenza, come questa, sarò in grado di uscire in modo sicuro. Qui bisogna pulire, pulire, fino a che non diventa tutto dritto. Ragazzi, ho fatto un gradino, ora sto facendo il secondo gradino, guardate. Ottimo, ora un piede qua e... Ah! No, ho bisogno di più gradini e devono essere più profondi di questo qua. Qualcosa non funziona. Non capisco perché non posso scavare una buca più grande per un piccolo tunnel, che così posso uscire. Come fa la gente in prigione? Forse anch'io devo andare in prigione per imparare? Penso che sia strano. Ragazzi, se volete che facciamo un video in prigione, scrivetelo nei commenti. Fate un video in prigione e potremo fare un video 24 ore in prigione. Ragazzi, fa davvero caldo qui. Non so quanto posso sopportarlo ancora. Peccato perché tutti noi vogliamo vincere 1000 euro. Sapete come aiutarci? No? No? Tutto ciò che dovete fare è iscrivervi. Per favore, ragazzi, iscrivetevi e diventerete come noi, GL Army. E io devo continuare a lavorare. Stas! Cosa vuoi, Dimon? Perché indossi quel casco? È già cambiato il giro. Bene, ho un casco per essere al sicuro e questa è la mia arma. Cosa c'è che non va? Non capisco. Ve l'ho detto, ad ogni turno cambiano gli oggetti, cambiano gli strumenti. Dai, Dimon, perché ti lamenti? Perché stai barando? Hai due oggetti in un turno. Forza, fuori! E cosa vuoi dirmi? Che sono un imbroglione? Sì, stai imbrogliando. Forza, andiamo a girare la ruota. Oh, sei solo un perdente, sì, un piagnucolone, sempre da mettere. E allora, adesso farò di nuovo girare la ruota. Aspetta, aspetta, perché sei tu e non io? Cosa vuol dire? Perché io sono il fratello maggiore. Sì, Stas, ma tu sei un truffatore, per cui adesso giro io. Timon, smettila di lamentarti, per favore, inizio io appunto. E tu smetti di barare, inizio io. Ecco, ora faccio girare. Stop, 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 ragazzi, avremo una bella sfida. Fa molto caldo e abbiamo solo una bottiglia d'acqua. Facciamo una sfida, vince chi fa canestro. Ragazzi, siete pronti? Iniziamo? Sì, Raffaello, io ci sto, ho molta sete. 2, 3, tu 1, 2, 3, andiamo ragazzi! Andiamo! Metto qui, chi segna di più vince quest'acqua, ragazzi! Io vado per primo, ragazzi! Iniziamo! Opa! Oh, non ce l'ho fatta! Ah, vicino, vicino! Ah! Bene, ragazzi, adesso tocca a me! Opa, opa,
Oh, Poppa, le palle sono fuori dal canestro, ragazzi. Che significa che non ce n'è neanche una. No, 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 hai sbagliato. No, hai sbagliato. Ascoltando, sta, sì, bravo. Bla, se le tue palle fossero lì, allora anche tu ne avresti zero, ok? No, 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 sta, sta ragione. Ora ti darò mezz'acqua. Quindi io zero palle e anche Dimone a zero, cioè niente. E ora Raffario segna. Segna Zecco, almeno uno vinco. No, amico, ci è mancato poco. Sì, Raffario, vai. Sì, dentro. Sì, sì, dentro, è dentro. Guarda, è dentro, è dentro. È caduta. Sì. Dentro, cameraman, è dentro, riprendi, è riprendi, dentro, riprendi. Cameraman, riprendilo, dentro. Eccole. Ho vinto, ho vinto. E dai, andiamo. Sì, anche a me. Perdente, loser, perdente, loser. Perdente. Sono molto, molto fortunato. Se volete essere fortunati, iscrivetevi al nostro canale. Ma ragazzi, non è affatto giusto. Quell'acqua non era mia e hanno barato. Infatti anche Raffario ha perso, non solo io. Non è giusto, devo vendicarmi. Scrivete nei commenti, ragazzi, che cosa hanno fatto. Quello che hanno fatto non è una truffa. Allora ragazzi, io giro per primo perché sono il più sfortunato, dai. Forbici, ragazzi, forbici. Cosa dovrei fare con le forbici, amici? Allora ragazzi, vado io. Lascia! Lascia! Lascia, vincerò di sicuro io! Basta, sono stanco e voglio andarmene da qui! Liberateci, liberateci! Vediamo cosa ottiene sta spappa! Che dite? Lì che nessuno guarda, ecco! Ecco, lo prendo io! Martello! Guardate, ragazzi, ho il martello! Non scrivetelo nei commenti! Ragazzi, lascio un segno per le generazioni future. Tutti sanno che gli uomini primitivi facevano dei disegni sui muri. E anch'io, ragazzi, ho fatto un disegno. Guardate, eccolo. Quello è un ometto. E qui, ragazzi, un cervo. E le persone che lo vedranno tra 1000 anni diranno: wow, voleva lasciarci un messaggio. Ma io sto preparando una sfida da 1000 euro. Ecco a cosa siamo arrivati. Sentite, ragazzi, ho visto nei film come si lancia un'ascia e si fa un buco nel muro. Adesso ci provo. Non ce l'ho fatta, va bene così, continuerò a provarci. Voglio vincere 1000 euro. Ragazzi, per quanto mi sforzi di fare gradini, è molto difficile. Il terreno qua è molto morbido. Non appena inizio a colpire per fare un gradino, guardate cosa succede. Cade tutto, guardate. Allora ragazzi, credo che sia quasi impossibile uscire da qui, a meno che non ci aiuti qualcuno. E quindi mi sono fatto venire un'idea. Vado da Raffario. Raffario, Raffario, voglio che facciamo un accordo, dai, ascoltami. Il mio aiuto, dimmi cosa vuoi, dimmelo, forza. Allora, dividiamo i soldi a metà, 500 per te e 500 per me. Ma tu mi aiuterai a salire, così posso vincere la sfida. Vai su e vinci 1000 euro e io e ti darò la metà, 500. Forza, d'accordo. Andiamo, ci sto. Forza, 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 figliolo, forza! Forza, forza! Andiamo, 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 andiamo! Ho vinto 1000 euro! Forza, ciao! Ciao, Raffario! Ciao, Dimon! Dammi la mano, per favore, figliolo! Abbiamo 500 e 500, avevamo Aspetta, un accordo! Come ha fatto ad arrivare lassù? Perché ha chiesto aiuto? Cosa sta succedendo? Se lo avessi aiutato, lui avrebbe preso 500 per sé e 500 per me, vero, Stas? È una truffa! Ciao, ciao, perdenti! I 1000 euro sono solo miei! Nessun accordo! Ciao, ciao! Stas, Stas, ma come fai così? Voi due siete dei truffatori! Sia tu che lui. E ve lo meritate. Ciao. Tutto il giorno alla truffa. Oggi i ragazzi saranno in una prigione piccola e le ragazze in una prigione grande. Chi uscirà per primo dalla prigione vincerà 1000 euro, amici. Iniziamo. Sì, ma noi siamo in una prigione piccola, non è giusto? Dimon, siamo ragazzi, siamo duri e forti. Li faremo a pezzi. Sì, sono d'accordo. Siamo ragazze, ma siamo più intelligenti di voi. Esattamente, useremo il nostro ingegno e ce ne andremo per prime. Dai, Raffario, inizia da noi, ragazzi. No, facciamo passare prima le ragazze. Cominciamo, andiamo. Sì. Sì, 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 chissà cosa otterremo. Piccone. Forte. Ecco a voi, ragazze. Prego. Grazie, Raffario. Andiamo. Dai, Maria, dai. Oh, mio Dio, è così difficile, Chris. Dai, dai, più forte, così. Maria, fallo provare anche a me. Certo, Chris, ecco qua. Ecco, tocca a me. Raffario, dai, tocca a noi, forza. Sì, certo, andiamo. Speriamo di ottenere qualcosa di buono. Ah,
Piede di porco! Sì, daccelo! Amici, con un piede di porco possiamo distruggere un sacco di roba! Ecco a voi! Dai, da qui! Forza! Lascia a me! Faccio io! Lo rompo io! Ok, va bene! Faccio da solo! Forza! Simon, dai, cosa stai facendo? Ok, dai, provaci tu. Buon, ecco. Dai, colpisci. Ragazze, il vostro tempo è scaduto. Iniziamo il prossimo round. Andiamo. Forza, da fare, andiamo. Giriamo. Stai già stanco, dai, dammelo, dalla me. Prendi. Oh, un coltello, ragazze. È un bene o un male per noi, Chris? Non lo so, credo che sia un bene. A dire il vero ci siamo esercitati a tagliare patate, carote e altro. Spero che ci riusciremo. Sì, siamo ragazze e sappiamo cucinare. Sì. Dai, Raffaele, portalo. Con molta attenzione, ragazze. Ok. Chris, io penso che possiamo affilare le nostre unghie. Che ne pensi? Fammi vedere. Diamo un'occhiata. Proviamo a tagliare il muro ora, amici. Sì, forza, iniziamo. Ottimo, stai facendo buon lavoro e abbiamo appena iniziato. Oh, è fantastico. Molto bene. Senti, Chris, se continuiamo così usciremo molto velocemente. Lascia che provi anch'io, ora tocca a me. Chris, non ce la farai, è inutile. Perché è inutile? Tanto non sai tagliare. Dai, non ce la farai, non ce la farai. Il vostro tempo è scaduto, datemi il piede di porco e iniziamo il prossimo round. Forza. Oh, ragazzi, avete un tagliabulloni! Oh, sì! Perfetto, un tagliabulloni, ora possiamo rompere di più! Tagliabulloni, ecco a voi! Oh, bene, inizio io! Perché ancora tu e non io? Perché è un lavoro da uomini e io sono un uomo! E cosa vuoi dire con questo, eh? Niente, solo che comincio io sono Stas papà, io sono forte intelligente! Dai, forza, ragazzi, siete pronti? Andiamo, adesso rompiamo tutto! Oh, allora come state? Noi graziamo i nostri nomi sul muro, Raffaele. Guarda qui, Maria e Chris. Oh, beh, allora, il tempo è già scaduto. Datemi il coltello. Prendilo. Iniziamo il prossimo round. Ragazze, ottenete il fuoco. Fuoco? Cosa facciamo con il fuoco? Attenzione, tenetelo. Raffaele, sì. Abbiamo paura. Anch'io ho paura. Io lo spengo e voi lo accendete da sole. Andiamo, tenete. Non possiamo fare a meno del fuoco. Io ho paura del fuoco. Oddio. Dai, Maria, vuoi farcela così, forza. Oh mio Dio, bruceremo qui dentro con te. Guardate cosa stanno facendo i ragazzi adesso. Guardate quanto si stanno impegnando per vincere questa sfida. E voi potete aiutarli a farlo. Sosteneteli, mettete mi piace e iscrivetevi, amici, perché i ragazzi stanno facendo di tutto per voi. Iscrivetevi e mettete mi piace. Bene, amici, andiamo. Wow, il vostro tempo è scaduto, ragazzi. Basta così, basta. Finalmente abbiamo rotto molto, ma amici, non riusciamo a respirare qui dentro. Andiamo. Ragazzi, avete l'ascia. Oh, terzo strumento utile. Sì, vinceremo di sicuro. Allora, Dimone, è il momento di vincere 1000 euro. E le ragazze perderanno. Ragazze perdenti, le ragazze sono loser. Oh, eccolo. Forza, andiamo. Lascia fare a me. Di nuovo? Sì. Dai, ancora. Forza, ecco, dai, guarda. Ragazze, basta così, il vostro tempo è scaduto, datemelo. Finalmente da fare, non potevamo più andare avanti. È molto pericoloso, dai, vediamo cosa vi aspetta adesso. Vorrei che io tenessimo un rossetto, per esempio, perché Chris, e il tuo rossetto si è già cancellato. Sì, ho lo smalto per le unghie perché anche le mie unghie sono rovinate. Sì, vorrei dare una rinfrescata alle mie. Ragazzi, ottenete dei guantoni da box. Ma che dice da fare? Volevamo il rossetto e lo smalto e abbiamo ottenuto i guantoni da box. Ecco qua. Cavolo, che ne facciamo di questi, Chris? Non ne ho idea, aspetta, prima li mettiamo. Guardate, amici, ho già rotto molti strati e mi rimane un ultimo strato. E farò un buco e... E amici, vedete, stiamo per vincere, ragazzi, sono in vantaggio.
perché non si rompe? Ho visto un video su TikTok ed era molto più facile. Inoltre, sì, perché non ci hanno dato delle guantoni rosa? Quelle rosse non si abbinano ai vestiti. No, li voglio viola. Io voglio il rosa. Simon, vai avanti tu, io mi sto stancando. Forza, 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 vado avanti io per te. Bene, 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 più forte, Simon. Bravo, bravo, bravo. Amici, vedete? Stiamo per vincere. Ragazzi, andiamo. Ragazzi, avanti. Ragazzi, il vostro tempo è scaduto, purtroppo. Sì, prendi, prendi. Qualcosa di buono? Beh, non lo so, ma di sicuro avrete qualcosa. Avete la testa. Oh, Stas, questo è quello che fa per te. Perché io, Dimon? Perché hai la testa vuota, non hai cervello. Ecco perché lo siamo qui. Ok, ok, hai ragione, sono un po' stupido. Andiamo, andiamo. Fa male. Oh, amici, mi gira la testa, mi è venuta un'idea. Metterò fuori la testa. Opa, amici, guardate. Oh, 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 siamo molto vicini alla vittoria. Forza, Maria, dobbiamo farcela. Ragazze, il vostro tempo è scaduto. Per favore, ridatemelo. Ora che sono diventato brava, Rafario. Questo è un problema vostro. Noi iniziamo il prossimo round. Andiamo. Forza, vai, 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 vai. Forza, 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 forza. Sì, sì, ok. Ottimo lavoro. Ottimo, ragazze, il Martechi. Davvero? Davvero? Ora ce la farei sicuro. Ascoltate, non colpite da questa parte, ma da questa parte. È un piccolo trucco. Ah. Non siamo così stupide come pensi, Rafareo. Lo sapeva anche senza di lui. Andiamo. Amici! Ancora, ancora, colpisci, forza! Fantastico, il martello fa tutto da solo. Non devo preoccuparmi di nulla. Guarda, non so nemmeno guardando quello che sto facendo. Hai ragione, Maria, continua. Bene, amici, iniziamo il prossimo round. Vediamo cosa ottenete adesso. Basta che non sia di nuovo la testa. Basta che non ci siano forbici. Cosa? Anguria. Cosa facciamo con l'anguria qui, amici? Mangiare l'anguria? E come ci aiuterà? Dobbiamo andarcene da qui. Forse c'è qualche strumento segreto nell'anguria. Oh, tu pensi? Forse, forse. Vediamo, eccolo lì, sta arrivando, sta arrivando. Oh. Attenzione, è un'anguria magica. Dammi, opa. Dimon, cosa facciamo? La spacchiamo. Lancia, lanciala. Tasso, l'anguria è inutile. Non ci aiuta affatto, è solo una truffa. Dimon, credo che tu abbia ragione. È inutile. Oh, Dimon, guarda. L'abbiamo distrutta, vero? Prendila, prendila, recuperiamo un po' di forza. Sì, mangiala. È così buona. Sono pazzi, sono pazzi. Ragazze, il vostro tempo è scaduto. Datemi il martello. Adesso. A te. E iniziamo il prossimo round. Prime. Prime. Bevanda energetica Prime, ragazzi. Oh, siamo ci sono proprio una bevanda energetica. Sì, sto già morendo, qui non ce la faccio più. Ecco a voi. Ecco, Chris, prendi quella rosa, te lo grazie concedo. Grazie mille, volevo proprio quella rosa. Diamo un'occhiata. Proprio quello che serve, amici. Ora accendiamo la carica. Ottimo, ma ora che abbiamo bevuto tutto, Chris, come facciamo ad abbattere il muro con le bottiglie? Certo che no, Maria, saremo carichi di energia per il prossimo round. Ha senso, sì, hai ragione. Vedi? Ragazzi, dai, Rafario. Passiamo al prossimo turno. Vediamo cosa avrete adesso. Qualcosa di buono, abbiamo già un enorme buco, un'altra possibilità e siamo fuori. Sì, sì, abbiamo mangiato, abbiamo energia, andiamo. La pala, ragazzi. È incredibile. Sì, sì. Che
bello! Ecco. Opla, 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 andiamo! Ok, amici, adesso vedrete forza. Cosa fa. Colpisci! Ancora! Più forte! Dai, dai! Ancora, 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 ancora! Dai, ora, dai, ci sono quasi! Ecco, ecco, guardate! No, ancora un altro po' e vinceremo! Dai, dai, colpisci ancora, ancora, ancora! Raffaele, abbiamo bevuto dei Prime, siamo pronte! Sì, 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 nessun problema! Iniziamo il prossimo giro! Via! Andiamo! Ash, ragazze! Dai, adesso per fantasia! Grazie, Raffaele! Dai, Chris, fai farcela! Così, così, ecco così qua. Adesso basta, ecco. basta riesci andiamo, ad uscire? Andiamo Forza Dai, spingi Forza Esci, dai, forza, esci Amici, guardate come siamo andando. Ma ancora un po' e usciremo. Sì, finalmente. Sì, forza, più forte. Dobbiamo uscire da qui. Ho fatto del mio meglio. Dai, esci, sbrigati, amico. Dai, sì. Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Dammi la grana, Raffaario! Abbiamo vinto! Mi piace la grana, sì. Forza, ciao, ragazzi!